Buongiorno ragazzi e ragazze, come state? Bentornati sul mio canale, benvenuti in questo mio nuovo video. All'interno del video di oggi ho deciso di mostrarvi un bel po' di acquisti. Praticamente vado a raggruppare tutti i prodotti, tutti gli oggetti, tutti i libri, tutte le cose che ho comprato quest'estate, quindi sarà un haul abbastanza ricco, per cui ci vuole un pochino di tempo. Speriamo che la GoPro, ci assista. Come vedete, fa ancora caldo, ma non tantissimo. Infatti, Punky è tornato nella sua posizione. Ciao amore! Ciao patata! Eccolo lì. Bene, allora inizio col mostrarvi i libri che mi sono comprata quest'estate, i libri che sto leggendo, eccetera, eccetera. Sono solo quattro. Diciamo che mi sono riavvicinata da poco alla lettura, per cui non è che ne ho comprati 50.000, mi sono limitata a quattro. Il primo libro. Il primo libro che ho comprato e che ho finito è questo librettino qui, è un libretto di filosofia tascabile, sono praticamente tantissimi, tantissimi aforismi, non so quanti ce n'è, forse più di 220, sono proprio aforismi, Quindi abbiamo Seneca, Wittgenstein, Francesco Bacone, che cavolo ne so, Platone, Socrate, Benedetto Croce, Marx, Derrida, eccetera, eccetera. Ed è un libro di aforismi. Molto molto interessante, mi è piaciuto tanto, e pocket, per cui me lo mettevo sempre in borsa e quando dovevo andare in giro e dovevo affrontare delle attese l'ho sempre letto. Me lo porto anche tuttora dietro perché trovo che alcuni aforismi ci meritano più tempo. Più tempo da riflettere, più riflessione di quella che ho fatto prima, per cui sicuramente lo rileggerò. Molto molto interessante se vi volete avvicinare alla filosofia come ho fatto io, piano piano piano. Bello. Invece un libro che mi sono pentita di aver acquistato è questo libro qui, Iniziazione alla filosofia di Platone di Raphael. Ho provato a leggerne un po' di pagine, meno della metà, però comunque veramente incomprensibile. Lo trovo molto molto astratto e poi dà per scontato che io sappia già diverse cose, per cui non so come farò a leggerlo, o mi farò aiutare da mio padre, non lo so. Per quanto invece riguarda la narrativa, mi sono acquistata due romanzi, questo qui lo sto leggendo, questi li ho acquistati proprio di recente, qualche giorno fa, forse neanche una settimana fa. Il primo è questo qui, Kao Nashiki, che si chiama Un'estate con la strega dell'Ovest, molto molto carino, è praticamente una storia, è narrativa, quindi un romanzo. Per il momento non vi racconterei molto, però se vi interessa, quando lo finisco vi racconterò qualcosa. Mi sta piacendo, è scritto in una maniera scorrevole, con un linguaggio talmente semplice che questo, se si ha il tempo, si può leggere veramente in un'ora e mezza. Io però non ho tutto questo tempo, per cui centellino le pagine e me le leggo alla sera. Ecco. Quindi questo è molto carino, Kao Nashiki della Feltrinelli, 12 euro. Un altro libro che mi sono acquistata perché era in promozione, questo qui di Daria Bignardi, si chiama Santa degli Impossibili, non l'ho ancora cominciato ed è un libro che parla di Santa Rita d'Acascia, una roba del genere, cioè è un romanzo in cui però diciamo i personaggi, non so più parlare. È da un po' di tempo che non giro video e probabilmente si vede dalle gaffe che sto piantando. Dicevo, i protagonisti, i personaggi di questo libro, a quanto ho capito, si avvicinano un po' di più alla figura di Santa Rita d'Acascia, però non so niente perché, come vedete, è nuovissimo, devo ancora cominciarlo. L'ho preso perché da 11 euro era in promozione a 8,50 euro, per cui mi ispirava. Poi io i libri, oltre a leggere la tramina dietro, cerco anche di leggere quattro frasette iniziali e se il libro mi ispira lo compro. Se già le quattro frasette le trovo un po' troppo, cioè che non riesco a capirle o che comunque sono scritte in un linguaggio che non è a me congeniale, non lo compro. Poi, nel video outfit nel balcone di mia nonna, quindi penso che sia video outfit numero 5, vi avevo detto che volevo comprarmi degli occhiali da sole un pochino più seri con l'arrivo dei saldi. E così ho fatto, mi sono comprata questi occhiali da sole, adesso ve li mostro. Ve li mostro indossati e poi ve li mostro diciamo da soli. Ecco, questi sono l'acquisto del secolo. Sono degli occhiali da sole semplicissimi, con tutte le certificazioni che non vi sto qui ad elencare perché non me le ricordo più, comunque ci sono tutte, ci sono scritte nella garanzia. E sono degli occhiali che sono del marchio Armani Exchange. A quanto ho capito la linea Exchange è la linea un po' più economica di Armani. Ma io non li ho scelti per la marca o altre cazzate varie, li ho scelti perché una volta provati mi sono vista bene, trovo che questa montatura mi stia bene rispetto a tutte le altre che ho provato, ne ho provate 50, ne facevo più, ma neanche Simone soprattutto. E mi piacevano molto, ero indecisa tra questo
diciamo questo colore qui, quindi montatura tartarugata e lente marrone, oppure montatura nera e lente nera. Diciamo che mi sono buttata sul marrone e non mi sono pentita, mi piacciono molto. Molto molto comodi, piccoli perché io ho la testa piccola, speriamo che invece il cervello sia un po' più grande e basta. Mi piacciono molto, sono molto comodi e niente. Boh. Vi garbano? Li avete mai visti in giro? Io non lo so. L'unica cosa che non mi piace per niente di questi occhiali è il portaocchiali, che è di una scomodità e di una grandezza inaudita, veramente enorme. Quindi anche questo, anche solo il portaocchiali nella borsa fa comunque peso. Peccato. Poi, veniamo agli acquisti, diciamo, utili. Allora, non so se lo sapete, ma sicuramente se mi seguite da un po' lo sapete che sto usando il Minoxidil. La lozione anticaduta e rispetto agli anni scorsi, a quando ero adolescente in cui l'avevo utilizzato, non mi va particolarmente a sporcare i capelli, quanto mi fa sforforare, cioè nel senso è come se mi creasse una sorta di dermatite nel cuoio capelluto e quindi ogni tanto ho questi pezzetti bianchi che sembrano forfora, ma che secondo me poi alla fine non lo sono. Penso che sia più una dermatite del cuoio capelluto piuttosto che forfora, perché non l'ho ancora mai avuta, comunque potrebbe anche essere forfora, quindi ho deciso di comprarmi degli shampoo antiforfora perché gli shampoo che avevo in casa non andavano a togliermi tutti questi pirullini bianchi che tra l'altro anche in alcuni video purtroppo ho visto che si vedono, ma quella è solo colpa del Minoxidil. Quando non lo metto non sforforo, quando lo metto sforforo da matti. Quindi ho deciso di puntare sul Pantene grande classico e devo dire che mi piace veramente tanto. È un buonissimo antiforfora questo, se veramente avete purtroppo i pezzettoni di forfora, i pezzettoni bianchi che si vedono, questo qui è una bomba, lo sto già utilizzando, l'ho già utilizzato un sacco di volte e penso che sia il migliore anche rispetto all'altro che vi farò vedere in questo momento. Quindi ho preso Pantene Pro V 3 in 1, shampoo, balsamo più trattamento antiforfora. Questo qui l'ho preso all'Idol perché mi trovavo lì e l'ho pagato 2,69 euro, ma li vale tutti. Buono, non me ne frega niente della lista ingredienti, assolutamente no. Per la forfora eccezionale. Il secondo shampoo che ho preso mi piace meno, mi piace ma mi piace meno ed è Head & Shoulders Menthol Fresh. Questo l'ho preso da MD a 1,99 euro, era proprio vicino alla cassa da MD, il supermercato MD Discount, era proprio lì e quindi me lo sono preso. C'era diverse fragranze, mela, ambra, mi sembra che avesse diverse fragranze, ma io ho scelto mentolo, mi ispirava di più la sensazione di freschezza, ecco. Ovviamente so che non si può abusare l'antiforfora, per cui io faccio un lavaggio di antiforfora, un lavaggio normale, un lavaggio di antiforfora, un lavaggio normale. E per non assuefare il cuoio capelluto ho deciso di prendere due antiforfora, come avete visto. Quindi, niente. Poi, altre cose che vi devo far vedere, due regalini che mi sono stati fatti dai miei parenti. Allora, uno non è proprio un regalo, ma è una cosa che aveva mio padre in casa, cioè un profumo. Il suo profumo di sempre, che praticamente non lo usa mai, allora ho detto: papà, se lo devi far stare qui e non lo utilizzi, fai che darmelo e facciamo prima. E lui ha detto: prenditelo pure perché tanto non c'è pericolo che io lo usi. Ed è l'unico profumo che lui abbia mai usato nella sua vita. Si chiama Life Essence ed è di Fendi ed è un profumo da uomo 30 ml. Sa un po' di coriandolo e un po' di sandalo. Avevo già fatto molto tempo fa una review su Fragrantica, però adesso dovrei riutilizzarlo per un po' di volte per ricapirlo di nuovo. Comunque il profumo che a me piace molto e pur essendo da uomo io me ne frego, lo utilizzerò ugualmente, sia io che Simone. Molto molto carino, molto vintage, tra l'altro questa boccetta con il tappo di legno. Mi piace. Poi andiamo avanti, invece un profumo che mi è proprio stato regalato è questo Omnia di Bulgari, si chiama Omnia Amethyst, non so se riuscite a vederlo. Ed è appunto di Bulgari. Me l'ha regalato mia zia perché aveva uno sconto di 15 euro da Ipersop. Non so se ha caricato la tessera, i punti, non lo so. Aveva praticamente questo sconto e mi ha detto: guarda, te lo prendo perché tanto non lo pago. Io ho detto: bravissima, ottima idea. E io ho detto 30 ml, no, è 15 ml. Perdonatemi, sono un po' fusa perché sono arrivata da fuori. Eccolo qui. 15 ml, ottimo dosaggio, adoro io questi dosaggi perché lo utilizzo e lo finisco, punto e basta. Non mi sono ancora letta le note perché è comunque un nuovo arrivo, però è un profumo estremamente floreale ed estremamente delicato, per cui se vi può interessare vi farò una review, ve lo racconterò. Fatemelo sapere, ovviamente. Adesso comincio a dire sempre ovviamente, ognuno ha le sue fisse, c'è il periodo in cui dici sempre una parola, c'è il periodo in cui ne dici sempre un'altra. Poi
Veniamo agli acquisti proprio di oggi. Sono andata dai miei cinesi preferiti e mi sono comprata le mie calze preferite. Siccome adesso di sera non fa più caldissimo, a volte mi capita di mettermi delle sneakers, come ad esempio le Converse, come ad esempio di nuovo le Vans, oppure delle scarpette tipo simil Converse, All Star, simil Vans. Delle scarpette simil Superga, ecco, mettiamola così, e mi piace metterle con questi fantasmini qui, non per il disegno, ma per il fatto che sono quei fantasmini che arrivano proprio ai malleoli delle caviglie, ecco, quindi quando calzate poi la scarpa, la calza proprio non è, neanche si vede, ecco. Quindi sono andata dai miei cinesi preferiti e mi sono presa questa qui beige, che ha, non so, la faccia tipo di un criceto, vedete, 1,59 euro. Poi ho preso questa che sembra avere la faccia di un panda, sembra, qua sotto suonano, e questa che ha la faccia di un papero. E ne avevo ancora un'altra che aveva la faccetta di una foca. Non è tanto la fantasia quanto proprio la lunghezza di questi fantasmini, adoro. Cioè, più che altro, ne avevo bisogno e ero lì che li cercavo da un po'. Poi, una cosa che ho acquistato su QVC di recente, perché mi hanno mandato, probabilmente era da tanto che non ordinavo, quindi hanno deciso di mandarmi uno sconto. Mi hanno mandato le spese di spedizione gratuite più 10 euro di sconto. E io ho fatto che utilizzare entrambi questi due, diciamo, promozioni a me dedicate acquistando un prodotto solo. E quindi una coppia di saponi liquidi. Sapete che ognuno ha le sue fisse, questa è una delle mie fisse. E quindi ho preso questo sapone liquido qui, ovviamente la coppia, uno è già in bagno. Si chiama sapone liquido di Marsiglia, magari se lo metto dritto, ha l'estratto di miele. E questi sono 500 ml di prodotto. La coppia di questi due saponi liquidi costava 13,90 euro, ma io li ho pagati 3,90 senza spese di spedizione. Ma mi sono tolta proprio una voglia, perché non ve lo sto neanche a dire che i saponi liquidi si trovano a 60 centesimi in qualsiasi franchising. Era proprio una voglia, uno sfizio, come del resto quasi tutto quello che avete visto in questo momento e quello che ancora vedrete. Veniamo alla giornata di oggi. Sono andata finalmente alla Perlier, volevo andarci da tutta l'estate, non ci sono andata e ci sono andata proprio adesso. Ho ricevuto una mail in cui mi dicevano che tutti i prodotti all'interno del negozio erano scontati al 50%. Ho detto devo andare, questo era l'ultimo weekend, per cui ho detto io devo andarci. E quindi Simone oggi ha preso la sua auto e mi ha accompagnato. La nostra auto e mi ha accompagnato. Allora, partiamo da un bagnoschiuma, credo che sia una nuova uscita perché io non l'ho mai visto, ed è questo qui. Quindi io mi sono messa proprio a girare il video quando c'era il picco del sole, quindi non vedrete una fava, ma io cerco di farvelo vedere lo stesso. Questo si chiama Bagno Doccia Papavero del Palmir, Bain Moussant, insomma, bagnoschiuma al papavero. 500 ml di prodotto l'ho acquistato perché appunto era a metà prezzo, quindi da 5,99 euro l'ho pagato 2,98 euro, 2,90 euro, 3 euro, insomma. Mi sono sempre trovata bene con i bagnoschiuma della Perlier. Di recente vi ho fatto anche un video in cui vi raccontavo il bagnoschiuma Fior di Zafferano, quello lì giallo della Perlier, che mi piace tantissimo, e quindi ho deciso di ripetere l'acquisto cambiando fragranza. C'era anche, come nuove fragranze, c'erano anche l'Ylang Ylang e il Bamboo, sì. Ylang Ylang Bamboo e poi basta, non mi sembra che ci fossero altre fragranze e papavero, ma tra le tre questa qui era veramente buona. Era la mia preferita, ecco, mettiamola così. Buonissima, molto molto floreale ma dolce anche. Strano, mi garba. Quindi, primo prodotto in bagnoschiuma, poi ho preso due saponi liquidi perché non ne avevo abbastanza di quelli lì di QVC, allora ho detto ne prendo altri. Ho preso, diciamo, quei saponi liquidi che fanno parte, diciamo, sempre della Perlier, di quella linea un po' più cara, va. Però siccome appunto erano in sconto, ho deciso di prenderli. Anche questi costavano 6 euro l'uno. C'è anche lo scontrino qua, aspettate che guardo. Sì, sapone liquido 6 euro l'uno, quindi li ho pagati 3 euro l'uno. Il primo è fatto così. Oh, questo si vede molto molto bene. Sapone liquido patchouli e legno di ebano, 250 ml di prodotto. Mi piace molto anche il design di questo dispenser, mi piace tantissimo al tappo, ok, però ovviamente lo mettete nel lavandino senza tappo, e proprio mi piace questo design schiacciato. Poi lo so che queste sono cavolate, però siamo qui a parlare appunto di cavolate, cosmetici, cavolate varie, niente di culturale. Ok, quindi patchouli e legno di ebano,
di questo mi sono spruzzata anche il profumo e mi ispirava. E poi ho preso anche cedro e noce moscata con questo bel verde che voi non vedete, ma è un verde fosforescente bellissimo. Sempre 250 ml di prodotto, sempre 3 euro. Ottimo, anche questo. Di questa linea qui, con questo dispenser schiacciato, ce n'erano tantissimi. Anice e pervinca, che ne so, mughetto, cannabis, erba mate, ce ne sono tantissimi. Forse c'è anche qualcosa alla vaniglia, però questi due, diciamo, erano quelli che mi incuriosivano di più, ma soprattutto quelli che mi piacevano di più dopo averli spruzzati, ecco. Dopo aver spruzzato il rispettivo profumo. Spiegati bene. Poi mi sono presa una saponetta. Ho preso questa qui al vetiver di Java perché ultimamente ho di nuovo la fissa delle saponette, non solo dei saponi liquidi. Ognuno ha le sue fisse e devo dire che in questo periodo io ne ho parecchie. Vabbè, Francesco ci ha portato dalla Francia una saponetta, poi io ne ho comprata un'altra. Insomma, ho di nuovo ricominciato a usare le saponette, per cui metto sia il sapone liquido che la saponetta lì nel lavandino del bagno. Mi sono presa questa qui al vetiver di Java, che è una profumazione che vi ho già descritto in diversi video, anche l'acqua profumata, buonissima. E poi mi ha detto: signora, visto che lei ne ha presa una, ce ne regala un'altra, e per cui non potevo non scegliere Sandalo del Kashmir, buonissima anche questa. Questa la conosco molto bene perché l'avevamo regalata qualche tempo fa alla mamma di Simone, forse per un suo onomastico, non mi ricordo più. Comunque molto molto buona, buonissime entrambe, non vedo l'ora di utilizzarle, che ve lo dico a fare. Quindi una l'ho pagata e l'altra me l'hanno regalata. Quanto costava la saponetta? Aspettate che vado a vedere. Ok, la saponetta costava 1,99 euro, però ce l'hanno regalata. Bene, quindi una l'ho pagata e una no. Poi mi sono presa un profumo, perché ovviamente vai alla Perlier, c'è il 50% di sconto, ma non solo. Su questo profumo qui c'era il 60% di sconto, che fai, non lo compri? Mi sono comprata finalmente Bouquet de Violette. Questo è un profumo da 50 ml che a me personalmente ricorda, ricorda due cose. Mi ricorda sia le caramelline, i bottoni del prete, i senateur, quindi le caramelle alla viola, ma mi ricorda anche il profumo Ultraviolet di Paco Rabanne. Quindi ricordandomi queste due cose non potevo non comprarla col 60% di sconto. L'ho pagato, vedete che vado a vedere. L'ho pagato, allora, 15-9, 6 euro. Eccolo qua. Ho aperto la scatolina, adesso ve lo mostro in tutta la sua bellezza. Bouquet de Violette, cioè se vi piace il fiore della violetta, questo è il profumo che fa per voi. In più costa anche poco, non ha una grandissima persistenza, faccio già che dirvelo nel caso mi scriveste, perché l'ho già provato in passato. Non ha una grande persistenza, però è uno di quei profumi che quando lo spruzzi te ne inebri e ti dà la carica, ti fa, diciamo, ti solleva un po' il morale, un po' come Fragolina di Bosco dell'Acquolina. In questo caso questo profumo a me qua fa quell'effetto lì, ecco, per cui ho deciso di prenderlo visto il prezzo irrisorio. Molto buono Bouquet de Violette, quindi non vedo l'ora di utilizzarlo. Poi vedremo se rientrerà nei profumi autunnali, non so ancora perché non li ho ancora decisi, comunque ci vediamo più avanti. Poi nella sezione mini taglie ho deciso di comprarmi due burri fondenti per il corpo, perché ho terminato, complimenti a me, grazie, tutte le creme per il corpo che avevo, ad eccezione di un 20 o 30 ml di crema per il corpo di Aura Mugler, che ho intenzione di utilizzare un po' più avanti nel tempo. È una crema che fa parte appunto della stessa linea del profumo di Aura Mugler, che però adesso che fa ancora un pochino caldo non me la sento di utilizzare, per cui ce l'ho lì di scorta, e quando finirò quella, oppure prima, adesso non lo so, inizierò ad usare questi burri fondenti. Ce n'erano di diverse fragranze, ma io ho scelto queste due, se evito di mordermi la lingua. Allora, la prima è Fresia di Lanzarote, vedete, burro fondente corpo, 40 ml, per cui non dovrebbe essere traumatico finirlo, cioè non dovrebbe essere troppo difficile finirlo e neanche troppo spiacevole. Quindi Fresia di Lanzarote, questo qui. E poi ho preso Caribbean Vanilla, questo qui proprio originale alla vaniglia. Pensavo di abbinarlo poi al profumo in roll-on alla vaniglia del marchio Solinote che ho. Stavo leggendo il prezzo di queste due creme. Allora, queste qui costano 3,90 euro l'uno, quindi non costano poco, però se acquistavate nella sezione mini taglie tre prodotti, vi veniva fatto sul totale di questi tre prodotti il 40% di sconto. Quindi adesso non mi ricordo più quanto ho pagato in totale di queste tre cose che adesso vi farò vedere. Quindi le prime due sono queste,
Fresia e Original Vanilla della Caribbean Vanilla, e poi mi sono presa un'acqua profumata di questa linea qui, però della Chelemata, da 30 ml, che è questa qui della linea Honey Miel, quindi miele e fiori bianchi. Questo è proprio scritto acqua corpo dopo doccia o dopo bagno, quindi non la utilizzerò come profumo, ma la utilizzerò dopo la doccia o dopo il bagno. Ecco, io il bagno non faccio mai, faccio la doccia. Quindi la utilizzerò come acqua profumata da vaporizzare dopo la doccia, dopo la detersione del corpo completo. Eccola qui. Bene, diciamo che i miei acquisti sono finiti. Ho comprato un sacco di cose, ma sono tutti gli acquisti che ho fatto in un'intera estate. Quindi direi che, insomma, non sono poi tanti, considerato il fatto che purtroppo quest'anno abbiamo dovuto saltare la vacanza io e Simone. Quindi, per gratificarmi, e anche lui a suo modo si è anche gratificato, per gratificarci in un'altra maniera ci siamo fatti un po' di acquisti e di regali. Ovviamente non ve lo dovrei neanche dire, ma ve lo dico lo stesso, sono tutti sfizi, niente di cui avevo strettamente necessità, perché nel 2019 abbiamo tutto, noi, voi, chiunque trovate qua sotto, abbiamo tutto, però erano proprio solo sfizi, cose per gratificare la mente. Bene. Basta, io adesso vi saluto, fatemi sapere se conoscete tutti questi prodotti, se li avete mai annusati, se vi ho ingolosito, se vi ho incuriosito, se avete delle opinioni di questi prodotti, che ne so, dei profumi, se magari li avete già provati, ovviamente scrivetemele. Io, come al solito, vi aspetto nei commenti, aspetto di leggervi. Un abbraccio e un bacio e vado a bere perché effettivamente è vero che non fa più caldo, ma qui ho proprio il sole in faccia, ci sono 56 gradi e non so neanche come fa a stare nel letto. Boh, un abbraccio e a presto. Ciao!